come vi dicevo prima, ecco qua c'è uno spaccato che fa vedere meglio dove è messo il motore posteriore della Twingo. Guardate, molto compatto. Devo dire che mi incuriosisce molto questa piccolina, non vedo l'ora di guidarla. Sai che sbandate. Davanti invece, come potete vedere, il frontale è molto corto, come abbiamo visto, però sia per resistere ai crash test la struttura è molto robusta e poi c'è spazio per il radiatore e la vaschetta dei liquidi.